quest'anno rispetto alla prima edizione abbiamo 2 cantine in più, siamo arrivati a 21 cantine. E i piccoli errori commessi nella prima edizione abbiamo cercato di smussarli. E invitiamo tutte le persone che hanno voglia di venire da noi a gustare le prelibatezze sia enogastronomiche che del vino della nostra provincia, li invitiamo sabato con la seconda edizione del Calisitti in via Passeri. Novità? Beh, le novità, oltre al il convegno sull'enoturismo e sull'accoglienza dentro le cantine, abbiamo il Conservatorio Rossini che suonerà per noi alle 20 vicino al museo. E al Museo Rossini si potrà entrare con un ticket di 3 euro rispetto al solito prezzo che si paga per entrare dentro il museo. E poi avremo il concerto, poi avremo gli 8 locali che ci faranno gustare le loro prelibatezze col finger food. E poi il resto, la gioia la fa la gente. L'anno scorso abbiamo visto persone che sono entrate con un dubbio e sono uscite con un gran sorriso, perché comunque al prezzo cui diamo noi hanno potuto gustare ben 4 calici di vino. Un progetto nato l'anno scorso, nato in tempi anche di pandemia con Assieme a Riviera Banca, nell'idea di essere sempre più vicini ai produttori del territorio, soprattutto diciamo, quando è stato pensato era un momento anche molto difficile, perché con la ristorazione ferma e con tutti i canali insomma c'era la difficoltà di vendere, c'era anche la difficoltà di vedere proprio un orizzonte chiaro rispetto alle prospettive. Sarà anche un momento di approfondimento con la partecipazione anche all'interno del Museo Rossini di Palazzo Antaldi, di un momento anche di approfondimento sul tema del vino, quindi anche un convegno, e soprattutto dalle 18 la possibilità di degustare tutti i vini della nostra provincia. Riviera Banca è una banca del territorio e come banca del territorio è molto legata, molto radicata, e opera non soltanto per attività bancarie vere e proprie, ma per un'attività sociale, culturale, di prevenzione e cura della salute, di valorizzazione dei territori. Questo è proprio un modo per valorizzare il nostro territorio e per rappresentare una spinta, un sostegno, un incentivo a ripartire, a fare, a crescere. Quest'anno ci sarà anche appunto Calisitti Week, la possibilità anche le attività del centro storico. Dopo la serata di Calisitti dell'11 potranno far assaggiare presso le loro attività il vino delle nostre cantine. Questo è un modo di fare economia circolare, non finirò mai di dirlo, chilometro zero e filiera corta. Quindi obiettivo raggiunto, sono contenta, mi raccomando non mancate l'11 sabato a Calisitti.